cosa fa SIOT per la formazione degli specializzandi, cioè dei ortopedici del futuro. Penso che ci sia da riunire nell'anima SIOT le diverse componenti che intervengono nel processo formativo. La componente accademica, la componente della rete formativa ospedaliera e poi gli specializzandi. C'è l'associazione nazionale AISO. Il primo problema che noi ci possiamo porre è quello relativo all'accesso e concorso unico nazionale, cioè esiste una graduatoria italiana e a seconda dei punteggi ognuno viene indirizzato presso una sede che non necessariamente è quella prescelta o particolarmente gradita allo specializzando. C'è necessità di avere una sorta di trip advisor, cioè che gli specializzandi sappiano di che cosa stiamo parlando. La sede di Genova piuttosto che la sede di Bari, piuttosto la sede. Qual è l'appeal? Quali sono i topics di riferimento? Qual è l'accettabilità della sede per la vita? In maniera tale che possa, anche sulla base di questo, decidere qual è il miglior futuro per i prossimi 5 anni. Il secondo problema è quello relativo alla adeguatezza della rete formativa e quindi degli ospedali in rete che sono consociati con le varie sedi universitarie. La terza domanda che ci poniamo è quella relativa alle nuove possibilità di lavoro e di inserimento nel contesto del lavoro da parte di specializzati. Decreto Calabria, le norme assunte in relazione all'emergenza post-pandemica. Questi specializzandi entrano in un contesto lavorativo, ma non hanno portato a termine il proprio iter formativo. Chi li tutela? E qui c'è l'altro problema dell'assicurazione, per cui SIOT ha pensato a un sistema, non a una assicurazione, a un sistema di protezione dello strutturato specialista piuttosto in intramenia che estramenia e dello specializzando che possa accompagnarlo in tutta questa nuova dimensione.